Giulianova l'ennesimo screening gratuito rivolto alle scuole elementari e medie della città, campagna promossa dal comune estesa a tutti gli operatori e al personale docente e non docente dei suddetti istituti scolastici e anche delle scuole dell'infanzia. Sono quasi 2000 i tamponi che il comune spera di effettuare, test che arriva proprio nel momento in cui il territorio giugliese è finito sotto osservazione per l'aumento di casi. L'obiettivo è quello di individuare eventuali soggetti positivi asintomatici per isolarli ed evitare il rischio di focolai, soprattutto dopo che in città sono stati registrati casi della variante inglese. Abbiamo deciso di fare quest'altro screening per appunto per individuare eventuali positivi e isolarli immediatamente, visto anche quanto accaduto nelle settimane precedenti. Oggi purtroppo è una giornata brutta dal punto di vista meteorologico, però cerchiamo di venire incontro agli utenti, ai cittadini. Abbiamo in campo tantissime risorse, ovviamente Protezione Civile, Croce Rossa, volontari amministrativi e ovviamente più di tutto i medici e i laboratoristi che effettuano i test. Abbiamo iniziato con un buon ritmo, è chiaro che noi ci impegniamo tantissimo per fare questi screening, ma ci deve essere una risposta, altrimenti non raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è appunto quello di testare la maggior parte della popolazione scolastica al fine, come dicevo, di individuare i positivi. La cosa che preoccupa è la questione della variante inglese. Ma in realtà ovviamente ci preoccupa la ASL, ma non abbiamo al momento dei numeri che possano metterci in allarme. Vediamo oggi appunto se riusciamo ad individuare altri casi.